studio dei Pooh. Cioè, pietra miliare proprio. Sì, 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 Vedi che ti ho azzeccato? È entrato, guarda, quel giorno è stato bellissimo, perché è entrato e c'è tutto un corridoio lungo 100 metri con le foto dei Pooh in gigantografia dagli anni 60, credo. Vabbè, è stato molto, sapete, poi ad un certo livello, insomma, ci si vuole un po' così. Io no. Io voglio bene sempre, comunque, perché è una cosa che fa bene e che cambia. E che cambia te stesso e gli altri. Comunque, insomma, quel pomeriggio, erano più o meno le 4:30-5 del pomeriggio, avevo già riarrangiato un po' questa canzone, insieme ad un amico molto bravo e con cui collaboro ancora, che è Alberto Roveroni, e... Sì, è bravissimo lì. E, insomma, alle 5 del pomeriggio abbiamo cominciato a registrarla e tutto il resto. All'una di notte, quindi come dei veri professionisti, anzi come i professionisti non fanno mai in Italia, abbiamo concluso questo pezzo. E nel disco, se avete voglia, che è il penultimo disco, nel disco la trovate, si chiama Chiamami, e al di là della batteria e del basso, tutto il resto è frutto di quel pomeriggio, ed è stata veramente un'esperienza, insomma, credo anche per Beppe professionale molto 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 grande. Quindi questa è Chiamami.
vita. Va bene, va bene, va bene.